Un Giulianova rimaneggiato perde la quarta gara su quattro al Rubens Fadini, al cospetto di un Rieti ordinato che pur senza strafare porta meritatamente a casa i tre punti grazie al 2-0 finale. Male la squadra di Federico Del Grosso, di nuovo il tecnico a rischio esonero, formazione apparsa la sua lontana parente di quella ammirata nel recupero di mercoledì a Porto Sant'Elpidio. La partenza di marca ospite al settimo tiro cross di Montesi e palla respinta con i pugni da Remo Amadio, al decimo punizione dai 20 metri di Orchi per il Rieti con il pallone di un soffio sopra la traversa. Buon impatto del match da parte della formazione laziale. Al sedicesimo Fioretti cade in area giuliese dopo un contrasto e chiede il penalty con Zoppi di Firenze che fa proseguire il gioco. Al diciottesimo finalmente si scuote il Giulianova con Paudice che ci prova ma con Scaramuzzino che para a terra senza grossi problemi. La gara non è spettacolare ma molto combattuta con l'11 riatino che continua a farsi preferire per una manovra più fluida. Al 35esimo c'è infatti ancora un lampo ospite con Gualtieri che di testa in area mette di un soffio sopra la traversa. Al 38esimo ancora ospiti in avanti con Galvanio che tira centralmente fra le braccia di Amadio. Nel secondo tempo al settimo punizione di Del Grosso per il Giulianova e parata a terra dell'estremo ospite. Sul capovolgimento di fronte il Rieti trova il vantaggio con una conclusione di Galvanio leggermente deviata e con la palla che si infila alle spalle di Amadio. Con la gara che si sblocca e con la squadra di casa costretta all'ennesima rimonta al Rubens Fadini. Al decimo ci sono le proteste locali quando su un cross di Barlafante il pallone viene intercettato da zona, forse con un braccio, ma con il direttore di gara Fiorentino che lascia ancora proseguire. Al 22esimo cerca di scuotersi l'11 di casa con un tiro di Forcini che termina alto, anche se non di molto. Trascorrono i minuti con il Giulianova generoso ma spuntato e con il Rieti che così si rifà minaccioso al 33esimo con una punizione dalla distanza di Montesi non trattenuta da Amadio prima del rinvio della difesa. Mentre il Giulianova spinge alla ricerca del pareggio, al 39esimo arriva però il raddoppio ospite ad opera di Orchi che in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette il pallone alle spalle del portiere di casa per il 2-0 che di fatto chiude la contesa con l'ennesima sconfitta stagionale casalinga dei giallorossi sul proprio campo. A questo punto la società cosa pensa, soprattutto in merito alla panchina al tecnico Del Grosso? Ci saranno ore di riflessione? Sicuramente ci saranno momenti di riflessione, anche se oggi il mister ha delle grandi attenuanti dovute al fatto che lamentavamo notevoli assenze, grandi indisponibilità e quindi eravamo scesi in campo con una squadra rimaneggiata sotto il profilo degli over, perché come ben si è visto abbiamo disputato una gara con 8 under. Chiaro che si è visto poco in campo e che abbiamo lamentato un deficit di proposta offensiva per poter vincere una gara, però diciamo che è venuto il gol in un momento forse meno appropriato perché la squadra stava crescendo, era entrato nel secondo tempo bene, aveva con piglio preso la gara. Quell'errore a centrocampo è stato fatale perché poi è difficile, soprattutto se non costruisci azioni da gol, rimontare una partita. La tristezza nasce che purtroppo viviamo un momento veramente negativo, forse storico, perché 4 sconfitte in un campo che ha fatto la storia del calcio a Giulianova mai si è verificato e di questo la società si duole. Ma sicuramente prenderà provvedimenti per far sì che si inverta questa tendenza negativa, perché è lungi da noi il pensiero che noi possiamo retrocedere. Insomma, questa è una cosa che vi do con certezza e assoluta convinzione. Società che prenderà provvedimenti e quali a questo punto? In questo momento a caldo noi non vogliamo esprimerci con delle situazioni che possono essere smentite, quindi abbiamo bisogno di una notte di riflessione, domani ci si siede tutti della società e si valuterà da farsi. Insomma. Del Grosso, una brutta sconfitta, figlia di una brutta prova del Giulianova oggi contro il Rieti, al 91esimo abbiamo intercettato il presidente Bartolini che era molto arrabbiato, ha avuto modo di vederlo negli spogliatoi? No, non ho avuto modo. Una sconfitta che fa male, non sono d'accordo con una brutta prova però, quindi
Per me la prova è stata per tanti aspetti positiva, anzi abbiamo tenuto secondo me anche maggiormente il campo rispetto a Rieti. Purtroppo, come sempre, paghiamo delle ingenuità che poi ci penalizzano e ci hanno fatto, purtroppo abbiamo perso la gara. Un Giulianova che per tre giornate in una settimana ha proposto la stessa formazione con 8 under titolari che hanno fatto 270 minuti sulle gambe in poco meno di una settimana. Quindi ci sono delle cose che voi non sapete e che purtroppo vengono poi a penalizzare una gara. Cosa chiedo ai ragazzi? Io avevo 4 indisponibili in panchina. Paudice l'ho dovuto recuperare in extremis, soprattutto questa mattina ho chiesto lui di stringere i denti quando Paudice viene da una lesione muscolare. In panchina avevo 3 giocatori fuori, ho chiesto a Pedalino di stringere i denti, anche lui viene da una lesione, da un problema al polpaccio. Gioco con 8 under che comunque sono stanchi, quindi, però per me la prestazione c'è stata, la prestazione. Poi hai perso, quindi quando si perde la colpa dell'allenatore, mi assumo le mie responsabilità, come ripeto faccio sempre, però si devono risaltare anche queste cose, credo. Io credo che è stata una grande partita perché l'abbiamo aggrediti dal primo al 95esimo minuto e se il Giulianova è stata incapace, passatemi il termine, di fare una buona gara è per merito esclusivamente nostro, perché quelle 3-4 volte che siamo usciti un po' in ritardo sono stati molto bravi a farci anche un po' male, tra virgolette. Per cui un grande applauso a questi ragazzi, che noi siamo senza preparatore atletico e questo dimostra il lavoro che facciamo nel quotidiano e, come dico da tanto tempo io, siamo un gruppo di uomini, uomini, uomini. Questa è la cosa molto importante per me. Sicuramente è importante la vittoria con Cinzia Albalonga di mercoledì, è stata fondamentale. È chiaro, noi dobbiamo vivere la giornata, andare avanti, lavoro sempre quotidiano, il martedì, il mercoledì e quant'altro, e cercare di riproporre sul campo la domenica quello che proviamo in allenamento, con tanta voglia, tanta fame e tanta intensità. Questo è il nostro motto calcistico.